Buonasera da Stato Quotidiano, siamo qui con i ragazzi dello Zoo 105, è la vostra prima volta a Manfredonia, vero? No, siamo venuti tante altre volte, però nel corso di 18 anni magari... Ne hai? 24! 24 anni, non ti ricordi? Però per noi è come fosse sempre la prima volta, perché Manfredonia è come il primo amore, non si scorda mai. Che cazzo stai dicendo? Ed è carnevale. Quelle robe che piace alle mamme. È il carnevale di Manfredonia, vi piace? Avete notato che è un po' diverso rispetto agli altri, che c'è il gruppo, c'è casino, c'è Borsello. Sì, ci sono le brasiliane. Ci sono le ragazze di Manfredonia che non so se conoscete. Non lo so. Io ho visto tantissima gente di Manfredonia qui presente al carnevale di Manfredonia, è una cosa molto bella. Questa è molto bella Manfredonia. È bella. Manfredonia è bella. Anche io sono pugliese. Bello. Io sono pugliese. Come si usa il microfono? Si usa così. Devi ascoltare, ascolta il rumore del mare. Non sento il microfono. Pronto, mamma? Prima di andare sul palco, cosa avete da dire? Ve lo mangerete questo palco? Abbiamo già mangiato troppo al ristorante qua dietro. Rutteremo un po' di più. E la farrata l'avete mangiata? Non la conoscete? Cosa? La farrata. La farrata. Mica il gusto di Manfredonia. Sì, vai mangiata. Comunque volevo ringraziare tutti quanti per quello che è successo. Grazie. Però, bocca al lupo. Io volevo dire che noi siamo qua per dare un messaggio al mondo e dire che basta guerre nel mondo e viva la pace. Io voglio che tutti i bambini poveri non siano più poveri. Io invece, se è possibile, vorrei un limoncello. Mi piace urlare nelle mani dei giornalisti. Ah!